Allora, sintetizzando, secondo me una buona partita difensiva e scadente partita offensiva nel primo tempo, e invece una eccellente partita difensiva e una ottima partita offensiva nel secondo tempo. Secondo me nel secondo tempo, giocando più insieme di quanto non avessimo fatto nel primo, a livello di proprio movimenti di palla giocatore, abbiamo creato i presupposti perché anche il nostro attacco diventasse oggettivamente molto più efficace. E direi che mi fido delle statistiche perché so chi le fa, quindi mi fido. Mi sembra che l'89-59 di valutazione dà l'idea del diverso livello di qualità che siamo riusciti a mettere nel corso della partita, pian piano soffocando le fonti di gioco di Biel. Quindi una partita non facile per noi, giocando senza un giocatore fondamentale come me, e nonostante questo trovando da tutti qualcosa di significativo per portare a casa due punti che qui su questo campo, con queste squadre, con questo pubblico, con questa situazione emotiva, emozionale, molto gradevole, coinvolgente, eccitante, non era facile. Quindi un grande merito ai miei ragazzi, perché secondo me questa è la partita dove forse più che in mille altre occasioni abbiamo dimostrato di essere una squadra. Io anche finito, per me sbagliare a mangiare. Sono madre? Sì. Coach, come hai pensato di affrontarla pochi istanti prima, sapendo di un mento, lo sapevi già, di viverla come, ed è stato un crescendo, insomma, l'analisi che hai fatto te, il primo quarto, quella sofferenza, poi un crescendo, fino alla fine, anche se viene rientrata negli istanti finali. Ma intanto perché la espressione di Michael, ovviamente l'abbiamo dovuta monitorare soltanto all'ultimo momento, perché di fatto l'oculista ci aveva detto di fare così e alla fine lui non era in grado di vedere e di metterla lenta, quindi non c'erano le condizioni per poterlo far giocare. E secondo me è un po' normale che il processo di adattamento della squadra in generale si sia, come posso dire, snocciolato nel corso della partita, cioè che abbiamo fatto più fatica all'inizio perché qualche riferimento ci mancava. Io vi dico una cosa in cui credo molto, secondo me questa partita più che altre è una partita dove in campo deve avere sempre due palleggiatori, perché Biella usa molti cambi sistematici e questo fa sì che avere due palleggiatori ti permette di avere creazione di gioco sia vicino al canestro che sul perimetro. Quindi all'inizio noi abbiamo giocato con un palleggiatore, poi abbiamo usato Marco Giuri con grande, diciamo, con un numero di minuti significativo proprio per questo motivo. Quindi secondo me la squadra si è adattata, perché di fatto fino a pochi minuti prima dell'inizio del riscaldamento il fatto che Michael non giocasse non lo sapevamo, e è stata molto brava secondo me a riconoscere quello che dovevamo fare e farlo con costanza nella seconda parte della partita. A livello di condizione bene, nel senso la crescita, l'energia fino alla fine, la rotazione è compromessa. E sai che te lo dico sempre, forse è questo il capolavoro? No, non c'è nessun capolavoro, questa è una squadra, una buona squadra, fatta di buoni giocatori. Non ci dimentichiamo che anche la situazione fisica di Gandini è una situazione complicata, perché lo vedete anche voi, fa fatica a alzare il braccio destro, che non è proprio un dettaglio per poter giocare a pallacanestro. Quindi la sua performance è fortemente condizionata da questo. È chiaro che la rotazione corta non ci ha aiutato, però io ho visto una squadra che nel secondo tempo ha difeso con aggressività, intensità, presenza, organizzazione. Questo lo fai solo se le gambe girano. E poi, siccome non è la prima volta, ormai è un mese che conviviamo con situazioni di emergenza, se non sei a posto fisicamente prima o poi crolli. E quindi il fatto che invece nella seconda parte della partita paradossalmente abbiamo avuto anche più energia, anche più intensità, significa che la squadra bene sta bene. Però questo non deve farci pensare che vada bene così, perché non è così, perché la verità è che poi prima o poi le situazioni di emergenza le paghi. Il fatto è che per ora stiamo continuando a non pagarle, e questo è un elemento di grande merito che va fatto alla squadra. Un'ultima domanda da parte mia, lo so che parli spesso con ieri del gruppo, ma una nota sulla prestazione di Moro. Moro è mi spalla apposta per fare questo. No, cioè, il rovescio della medaglia è che le situazioni di mismatch, quando noi abbiamo Derry, sono più facilmente decifrabili. Quando noi non abbiamo Derry, come è successo nella partita di andata, mi ricordo una banalità, vi dico una cifra che vi aiuta: nella partita di andata noi abbiamo fatto 18 punti in area. Stasera
leggo 46, ma il mio scouting personale dice 50. Tra 20 e 50 ci sono 30 punti di differenza, noi siamo una squadra che non può fare meno di 30-35 punti in area, e l'andata la vincemmo solo perché uno, facevano un'eccellente partita difensiva, e due, Biella purtroppo era avvolta da pensieri ben diversi che non fossero quelli della partita. Era la settimana più brutta per Biella perché c'erano situazioni all'interno che tutti voi ben conoscete, quindi quando venne a giocare a Verona probabilmente la loro testa, il loro pensiero era rivolto ad altri, non certo alla partita. Però noi vincemmo perché difendemmo, non perché giocavamo come c'è il solito fare. Stasera è chiaro che la presenza di Derry, il fatto di aver segnato 50 punti in aria, ha fatto sì che noi giocassimo molto di più la nostra palla destra. Bene così? Posto? Buon appetito. Grazie.